Il sistema era tra quelli collaudati, ogni voto 100 euro e per chi risultasse impermeabile al sistema, via alle minacce. L'intreccio politica Camorra è stato scoperto a Montesarchio. Qui i consiglieri comunali questa mattina hanno atteso invano l'arrivo del sindaco e dell'assessore ai lavori pubblici per una importante seduta. All'ordine del giorno il bilancio e un appalto ventennale per la pubblica illuminazione. Ma il sindaco di Montesarchio, Antonio Izzo, 52 anni, noto imprenditore e in passato presidente provinciale di Confindustria, a quell'ora si trovava nella caserma dei Carabinieri. Con lui manette l'assessore Silvio Paradisi e il vice segretario comunale Silvio Adamo. Sono stati arrestati insieme ad altre 16 persone, tra i quali i presunti capi dei clan Pagnozzi, Panella e Iadanza, operanti tra le province di Benevento e Avellino, per associazione camorristica e voto di scambio, nell'ambito di una inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. I fatti risalgono al 2003, anno in cui Antonio Izzo, a capo di una lista civica, fu eletto sindaco. Riconfermato nel 2008, ha successivamente aderito al PDL. Secondo l'accusa, nel corso degli anni, il sostegno elettorale dei clan sarebbe stato ricambiato con la concessione di una serie di appalti. Qualche mese fa il vice segretario comunale Adamo, ora arrestato, era stato ferito nel corso di una misteriosa aggressione avvenuta proprio davanti alla sede del comune.